Sindaco, al termine dei lavori della prima seduta del Consiglio Comunale si può tenere soddisfatto di come sono andati i lavori? Intanto partiamo dall'elezione del Presidente del Consiglio, qual è stato insomma il consigliere più suffragato? Sì, assolutamente sì, molto, molto soddisfatto perché sono molto contento per la carica che è stata affidata e assegnata al consigliere comunale, all'amico Francesco Leoci. È un compito molto importante, ma non ho dubbi nel comprendere e capire che il mio amico, il consigliere comunale Francesco Leoci, potrà svolgere con il massimo impegno e con la carica e la determinazione che lo ha contraddistinto in questa campagna elettorale e che lo contraddistingue nella vita in generale. Oggi è sicuramente un primo passo dopo la sua elezione. Possiamo tracciare un piccolo bilancio di quelle che sono le attività che sta svolgendo l'amministrazione guidata da Massimo Lanzillotti in questo brevissimo periodo? È infatti un brevissimo periodo, io sono stato proclamato da poco più di un mese, la giunta da qualche settimana, i consiglieri forse da una settimana, quindi sicuramente c'è tanto lavoro da fare, ma soprattutto tanto lavoro è stato fatto, appunto quello, il successo che mi ha visto per quanto riguarda il contenzioso della Passavant subito in prima linea. Il giorno dopo della mia proclamazione abbiamo ottenuto la sospensione attraverso il Consiglio di Stato della sentenza del TAR, e quindi questo ci fa stare un po' più tranquilli dal punto di vista dei flussi finanziari che il Comune di Carovigno non deve sopportare nel brevissimo periodo. Siamo fiduciosi che questa annosa questione si possa risolvere a favore del Comune, quindi vigileremo e saremo molto attenti. Stiamo lavorando in questi giorni, massimo mercoledì presenteremo il programma dell'estate carovignese, perché avevamo necessità di passare dal Consiglio Comunale per la variazione dell'assestamento, perché purtroppo non avevamo i fondi necessari per poter programmare nulla, quindi mi auguro che in due giorni, mercoledì, ci possa essere la presentazione del calendario. Domani abbiamo un appuntamento con i vertici di AQP per parlare appunto di allaccio alla fognatura delle marine, della contropendenza del depuratore nel primo tratto. Abbiamo tanti argomenti all'ordine del giorno. Stiamo lavorando incessantemente con la Carbine, con cui ho contatti frequenti, perché stiamo lavorando anche a un nuovo piano industriale e a tutti i servizi che sono essi collegati. C'è veramente tanto da fare. Io sono contento che ci sia stato questo inizio, così magari oltre al mio lavoro, a quello dei miei assessori, si potrà aggiungere sicuramente una mano che non fa mai male da parte dei miei 10 consiglieri comunali.